In questo prospetto ho cercato di racchiudervi tutte quelle che sono le formalità da quando l'ente erogatore decide o pubblica la domanda di finanziamento, in modo da farvi capire tutto ciò che c'è prima, durante e dopo e quale documentazione, diciamo, anche all'origine, non solo noi come beneficiari, abbiamo a che fare. Quindi l'ente finanziatore prima di tutto pubblica il bando del progetto. La documentazione prodotta per la pubblicazione del bando, ovviamente, è l'avviso pubblico e la pubblicazione nei maggiori, diciamo, siti o comunque motori di ricerca, qualcosa che per dare pubblicità al bando. Anche se poi molti bandi escono in periodi dell'anno un po' meno gettonati. Successivamente alla pubblicazione del bando vi è quindi la predisposizione di tutti quei format, allegati, documentazione che deve essere allegata all'idea progettuale. In questo caso, quindi, il beneficiario deve non solo presentare la domanda, ma tutta quella serie di documenti che va anche dal documento di riconoscimento, i format di cui proprio il progetto necessita. Dall'altra parte, quindi, vi è la selezione, diciamo, dell'organismo che si deve occupare di scegliere quale bando o quale progetto finanziare. E qui quindi ci sono tutta una serie di formalità che vanno dalla graduatoria del bando, gli eventuali ricorsi, la graduatoria al di fuori dei ricorsi, cioè con i ricorsi, fino a che la graduatoria definitiva dei soggetti ammessi al finanziamento deve essere pubblicata. La pubblicazione quindi ha valore di legge, da quel momento voi risultate il beneficiario del finanziamento e quindi è proprio in relazione a quando viene pubblicata la graduatoria sul bollettino ufficiale o su eventuali altri cose di valenza pubblica, che parte la famosa data di rendicontazione, cioè da quel momento, anche se diciamo poi realmente finché voi aprite il conto corrente, può passare anche un determinato periodo di tempo, però le spese possono essere spostate fino a questa data in cui c'è l'ufficialità della vostra vincita. E quindi è opportuno, diciamo, anche avere menzione o comunque conservare la fotocopia della Gazzetta Ufficiale dove è stata uscita, dove siete risultati vincitori. Successivamente vi è quindi il decreto da parte dell'ente erogatore che vi dà il finanziamento. In questo caso quindi c'è proprio un atto di concessione del contributo. In questo caso c'è la stipula tra voi e l'ente beneficiario di una convenzione in cui l'ente vi eroga i soldi e voi vi obbligate ad effettuare gli obiettivi previsti dal progetto. Questa convenzione viene effettuata sempre, specie se si tratti di enti pubblici. Questo bando prevede che ci sia un 6% di spese generali attinenti alle celle. Se poi ci fossero state delle spese per l'acquisto ed installazione di macchine e attrezzature, anche lì ci sarebbe stato un 6% sull'importo, oppure nel totale C, che era attualmente. Ci sono numerosi finanziamenti per l'utilizzo delle biomasse o per l'utilizzazione di energie alternative e quindi la Regione ha effettuato molti finanziamenti in questo ramo. Anche qui le spese generali sono fisse, cioè sono il 6% dell'importo che potrebbe variare. E quindi in questo caso ci sono questo tipo di progetti che gli importi delle celle o eventualmente acquisti di macchinari in fase di progettazione non vengono tipo tu ti giri i negozi e vedi quanto costano, vengono effettuati attraverso dei computi metrici che vengono stilati e vengono pubblicati in dei siti in cui ci sono i prezzi generali, quindi tu vai lì e prendi, quindi per computo metrico. Anche in questo caso la macrovoce D lui non ha utilizzato niente. Nella voce E, realizzazione, ampliamento e ammodernamento di strutture, lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli. Quindi in questo caso lui ha realizzato il capannone, il prefabbricato, l'impianto tecnico, anche in tutti questi importo e deriva dal computo metrico. E anche qui le spese generali, che sono pari al 6%, 128.000 euro, sono il 6% dell'importo di
2 milioni di euro più 1.139.000. Quindi, diciamo, in questo senso le spese generali sono facilmente giustificabili, nel senso perché sono a forfè. Quindi, nella macro voce F non c'è nulla, ed era l'acquisto di macchinaria, cioè a seconda ovviamente del bando. Il totale del progetto, quindi, derivava dalle macro voci A, B, C, queste macro voci. Ok. Andiamo ad analizzare quindi quelli che sono le voci di spesa. Per voci di spesa relative alla lettera A sono stati quindi prodotti i tre preventivi. Per quelli relativi alla lettera E è stato fatto un calcolo di un computo metrico. E il prezzario viene indicato nel bando di riferimento, quindi è tutto segnalato. Per quanto non contenuto nel computo metrico, bisogna fare riferimento al prezzario. Comunque sono stati sempre utilizzati i tre preventivi. Quindi vi ho allegato l'esempio di rendicontazione in cui è identificata la data, la ditta fornitrice del servizio, la partita IVA o codice fiscale, l'oggetto della fattura. Come vi dicevo, deve cercare, se l'oggetto è molto lungo, si cerca di prendere la macro voce, quella che le comprende. L'importo, in questo caso non IVA, perché si tratta di operazioni che lui faceva con l'estero, e quindi in questo caso l'IVA non è rendicontata, cioè non è inserita. E la modalità di pagamento. Come potete notare, anche un pagamento di 115.000 euro può anche essere effettuato con più bonifici relativi a una singola operazione. In questo caso l'importo viene frazionato in base alla scelta cioè, tipo si sono accordati di fare un pagamento a 30, 60, 90 giorni e quindi effettuare i tre bonifici. Ovviamente io nella file della rendicontazione scrivo bonifico del, potrei anche scrivere bonifico numero e prendi il numero del bonifico del data o anche la banca. Diciamo che più siamo puntigliosi e meglio è, perché comunque ci sarà la documentazione allegata, però evitiamo che poi uno deve andare a vedere il numero del bonifico. Diciamo, però già così è ampiamente corretta. Quindi il totale ovviamente qua abbiamo riportato tutta questa parte, rappresenta la macro voce A, cioè macchinari ed attrezzature, voce di spesa A che nella fase di budget che avevamo visto prima, ovviamente c'era un'unica voce. Questa invece è spacchettata nelle varie attività, infatti se poi l'intervento di fornitura, poi le varie fatture di fornitura o il montaggio. E abbiamo il totale della voce A. Al totale della voce A noi abbiamo 365.000 euro. L'importo approvato però in sede di approvazione del budget era di 552. Quindi abbiamo una differenza, in questo caso negativa, di 185.000 euro. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Questa è la macro voce A. Voce E, anche in questo caso, fornitore, partita IVA, descrizione. Qua l'IVA c'è a seconda, diciamo, vedete, sui lavori a completamento dell'impianto di rete. L'IVA viene indicata perché non si tratta di un'operazione di macchinaria, ad esempio, che abbiamo acquistato all'estero. E vi è sempre il dettaglio del bonifico. Per opere, diciamo, per importi un po' più grandi, può anche esserci appunto una distinzione di primo acconto bonifico, secondo acconto. Diciamo, non è obbligatorio effettuare un unico pagamento, quindi possono anche esserci anche dei piccoli acconti, anche nei vostri microprogetti potete anche frazionare 1.000 euro. L'importante è poi avere tutti i piccoli pagamenti che avete fatto, se li fate tutti con bonifici o tutti con assegni, diciamo, non c'è nessun tipo di problema, non è obbligatorio. Quindi questa è la macro voce E. In questo caso, vedete anche nella descrizione la piattaforma, questa riguardava la voce E, le opere murarie, e quindi facciamo riferimento ad arredi, le sedie, il server, la fornitura dei mobili, tutti quelle che ri rientrano in quella macro voce, che prima era soltanto un importo. In questo caso, il totale ha una differenza, abbiamo speso di più di quanto è stato approvato.
perché abbiamo speso 2.477.000 a fronte di 2.028, quindi una differenza di 395.000. Andiamo avanti, le spese generali. Nonostante le spese generali lì non sono dettagliate, noi comunque dobbiamo scrivere quanto abbiamo speso. In che cosa? Che cosa ricomprendiamo come spese generali? La progettazione, quindi un'eventuale fattura di un consulente, e infatti se andate a vedere chi ha effettuato questa progettazione, è uno studio associato di architettura. Senti, dipende dal progetto. In questo caso, visto che nel business plan avevamo solo opere murarie, acquisto di macchinari, cioè ovviamente non si tratta di un bene fisico, cioè un bene materiale, e quindi viene ricompreso nella macrovoce. Infatti, nel momento in cui tu presenti il progetto, il piano, non devi dettagliare che attività devi. Tu sai soltanto che il 6% hai 135.000 euro da spendere. Ovviamente nel momento in cui tu devi installare il macchinario, devi decidere quale macchinario acquistare, devi fare riferimento a dei tecnici o comunque se non hai le competenze. E quindi studi tecnici che fanno fattura e quindi progettazione, direzione del lavoro, cioè sono, in questo caso sono tutte fatture di consulenza. Sì? Le spese generali. Sì, nelle spese generali. Anche perché le consulenze non si tratta di personale. E quindi non li puoi mettere nel personale, non li puoi mettere in viaggi, missioni, in quelle macrovoce. Tipo se tu nella realizzazione del budget prevedi degli studi di fattibilità, qualcosa di questo tipo, lì è molto spesso di promozione, metti la fattura di consulenza, qualcosa di questo genere, e lo puoi inserire. Però, in caso, dove la metti la consulenza? Se non è una consulenza, diciamo, di collaborazione, è chiedi e ti sarà dato. Sto dicendo, quindi nel caso io debba partecipare a un bando, non ho persone che mi facciano il progetto perché magari non lo sanno Ti fare, affidi a un posso affidarmi a un progettista. progettista che poi, se non specificato in altra maniera nel bando, posso Sì, ricomprenderlo qui, sì, sì, sì. sempre restando nella percentuale ovviamente. Ad esempio, solitamente quando ci sono questi accordi con i progettisti, che sono strutture esterne alla struttura, tu ti accordi, lui ti fa la progettazione del progetto, diciamo. Se poi stabilite una certa importo, che solitamente è una cifra abbastanza più bassa, nel momento in cui il progetto viene approvato, tu gli riconosci una parte di progettazione all'interno del progetto, perché a volte il progettista vuole essere pagato sia se il progetto passa, sia se il progetto non passa. Quindi ti puoi accordare, se passa il progetto ti riconosco un importo, se non passa te ne ricordo uno più basso. Quindi la parte, diciamo, la puoi già direttamente inserire nel budget. Infatti di solitamente un bravo progettista quando ti scrive un progetto ti rimette la voce di progettazione. Cioè se la fa pagare all'interno del primo SAL. Anche perché loro comunque hanno lavorato, se poi il progetto passa o non passa, non è colpa loro, diciamo, in questo senso. Quindi le spese generali, abbiamo visto che sono quasi tutte, riguardano studi di consulenza con fattura. E l'IVA dipende se c'è o non c'è a seconda se si tratta di un'operazione svolta in Italia o all'estero. Quindi, in questo caso, abbiamo approvato un importo, anche in questo caso c'è una differenza. Queste differenze ovviamente andranno adesso considerate, perché non è che io ho fatto un progetto per un importo, abbiamo detto che non può in nessun caso essere aumentato, ci possono essere solo dei micro scostamenti tra una macrovoce e l'altra. Quindi, le considerazioni. Il totale rendicontato è risultato quindi maggiore rispetto al piano approvato. Questo è possibile purché non ci abbiamo aumenti di spesa pubblica e quindi il finanziamento comunque non avrà un contributo maggiore del 50%.
restando quindi invariato il contributo che abbiamo avuto in sede di approvazione. Alcune fatture non contengono l'IVA, e questo è frutto della normativa che si applica alle aziende che lavorano con l'estero, e vale solo nel periodo indicato dall'Agenzia delle Entrate. Cioè, ovviamente, se vanno a acquistare prodotti all'estero, se ci sono scambi, vendita di frutta, verdura, ci sono dei regimi agevolati, perché poi sarebbe il soggetto dovrebbe pagare poi una doppia impostazione, una doppia IVA se dovesse pagarla, sia nel momento in cui acquista, diciamo, le materie prime, sia se le rivende, sarebbe soggetto a una doppia imposizione fiscale. Quindi, ritornando agli scostamenti che abbiamo visto prima, la spesa della macrovoce A è differente per difetto, mentre la voce E, quella che abbiamo visto, è più alta. Queste variazioni, se rientrano in scostamenti del 10%, vengono considerati dei piccoli adattamenti tecnici e quindi non può essere, può essere comunicato soltanto alla fine del progetto, non c'è nessun tipo di problema per questi piccoli scostamenti. Quando invece questi scostamenti sono più alti, è necessario quindi istituire una variante di progetto che serve, cioè prima di tutto deve essere legata con una relazione di un consulente che spiega perché c'è stato questo forte scostamento rispetto a quanto indicato nel progetto. Quindi deve essere scritta in maniera dettagliata. Non possiamo, se abbiamo avuto un progetto approvato per un modo, scostare completamente dal piano economico, anche perché potrebbe anche portare a cioè se tu non dimostri che questa variazione è necessaria per una miglioria del progetto, perché non ci sono più le condizioni per realizzarlo come stava prima, se tu avevi previsto, ad esempio, di prendere un determinato opificio e poi questo crolla, ci sono determinate situazioni. Non ti viene riconosciuta, quindi è importante che cercare di limitare le varianti e comunque quando le facciamo che siano strettamente spiegate. Per quanto riguarda le fatture dei professionisti, che abbiamo visto che comprendono quasi tutta la voce delle spese generali, sono rendicontate al netto dell'IVA e comprendono la quota della cassa. Quindi la quota della cassa nel senso che ci sono tutte quelle casse per geometri, casse per ingegneri, non so se anche gli psicologi sono iscritti in determinate casse. Immagino di sì, perché tutti i liberi professionisti ormai iscritti agli albi, dal commercialista all'avvocato, hanno un proprio albo di riferimento a cui pagano un 4% delle loro fatture, che servirebbe poi in un secondo momento per loro per avere dei riconoscimenti, una pensione, una parte di pensione. E quindi questo è comunque rimborsabile. Infatti, abbiamo fatto un esempio su un importo di 1.000 euro, il contributo per la cassa sia degli ingegometri che degli ingegneri è del 4%, quindi 40 euro per la cassa. Quindi l'imponibile dove si calcola l'IVA non sarà più di 1.000 euro, ma di 1.040. A questo importo va aggiunta l'IVA, che è pari a 218.000, 200, 18 euro e va sottratta la ritenuta d'acconto. Non so se voi vi siete mai trovati a dover effettuare una ritenuta d'acconto, però anche voi che non siete titolari di partita IVA, se vi vengono riconosciuti un importo di 1.000 euro, non vi saranno mai dati 1.000 euro, ma ci sarà meno il 20% di ritenuta d'acconto. E quindi solo l'IVA, diciamo, non è riconosciuta. Infatti, in questa fattura di 1.000 euro, dove, come vi dicevo prima, c'è il rimborso eventualmente chilometrico, i rimborsi per diaria, cioè vanno tutte inserite prima del calcolo del contributo integrativo del 4%, se ci fosse stato un rimborso chilometrico. Solitamente nei progetti, anche nei progetti europei, si fa riferimento alle tariffe ACI per il calcolo chilometrico o se le associazioni hanno al proprio interno degli. Diciamo un regolamento amministrativo e stabilisce a quanto rimborsano a chilometro. C'è da dire che la normativa comunitaria, specie per i progetti, diciamo, quali Interreg di cooperazione tra stati del Mar Mediterraneo, dell'Unione Europea, tende a preferire l'utilizzo del mezzo pubblico.
E quindi dove c'è la possibilità di utilizzare un bus, un treno, è da preferire. Però quando le difficoltà tecniche, tipo a me a Carusì non c'è neanche una stazione, diventa complicato e quindi è più, diciamo, è previsto l'utilizzo della macchina. L'utilizzo della macchina che garantisce un rimborso chilometrico a chilometro, che solitamente, diciamo, dove lavoro io è di 0,32 centesimi al litro, a chilometro. E quindi in questo caso c'è il rimborso chilometrico, invece i rimborsi ci sono molto più alti. Il rimborso, diciamo, eventualmente di pasti, diarie, successivamente si calcola il contributo del 4%, quindi abbiamo un'imponibile di 1.040, un'IVA del 21% e sul comporto comprensivo di IVA si va a calcolare quella che è la ritenuta del 20%. Quindi l'ingegnere prenderà un importo di 1.058 effettivamente, come, e io potrò rendicontarlo. Infatti la fattura è pienamente rendicontabile. Infatti nella rendicontazione si ha che come imponibile da portare nel progetto, abbiamo detto quello prima del calcolo dell'IVA, e invece quello che sarà pagato all'ingegnere sarà comprensivo della ritenuta d'acconto che è versata dall'azienda, che è rendicontabile. Quindi l'IVA no, la ritenuta d'acconto sì. Non mi hai capito. Ho visto la tua faccia. Abbiamo detto che l'IVA, il 21% di IVA, quindi 218 euro, non è un importo che possiamo rendicontare, perché quando lui, questa persona, presenterà eventuali altre fatture di acquisto, quell'IVA, lui tra IVA a debito e IVA a credito ce l'ha. Differente invece è la ritenuta d'acconto, perché quei 200 euro che io tolgo dal suo importo, li vado comunque a pagare io, soggetto beneficiario che ho vinto il contributo. Li pago con l'F24, non li do a lui come soggetto fisico, li vado a pagare io come azienda, quindi quell'importo deve essere comunque a me riconosciuto. Infatti, nei prospetti e nei report che io faccio quando presento delle persone non titolari di partita IVA che presentano solo la ritenuta d'acconto, molto spesso scrivo l'importo complessivo con ritenuta, perché tanto poi, oltre alla ritenuta, all'F24, io presento anche l'F24. Quindi quell'importo io comunque lo devo pagare. E siccome io lo pago, è giusto che nel mio contributo venga riconosciuto. Diversa è l'IVA, perché l'IVA quella se la può quindi scontare. Quindi era solo per questo, perché l'IVA non è un vero e proprio costo in quanto lui riuscirà a recuperarla, invece la ritenuta d'acconto sì. Quindi adesso volevo soltanto vedere voi che domande avete. E se volete poi prendermi i miei contatti, eventualmente se vi vengono successive domande o anche domani, vi volevo poi far vedere più nello specifico gli esempi pratici. Quando parlavamo di dettaglio delle varie spese rispetto alle macro voci. Quindi all'interno del piano, come stavamo dicendo prima, dove inserire la fattura del consulente, se tu noti le macro voci per tipologia di costi, quali possono essere? Aspetta che cerco di rimpicciolirlo. I costi per il personale, no? Fanno riferimento a quelli che sono le spese per il personale interno. Questo si tratta di un progetto articolato su 2 anni con rendicontazioni trimestrali. Quindi ogni trimestre io ho presentato un rendiconto. Costi del personale, quali possono essere? Spese del personale interno, i rimborsi per spese di viaggio o per personale interno, le spese di personale esterno. Quindi qua potremmo anche comprendere le spese tipo del collaboratore a progetto che si sono mossi per eventuali viaggi o
Le spese per fornitura, quindi eventuali servizi, quali possono essere servizi di noleggi, cioè di software o attrezzatura o forniture per allestimenti, o per la realizzazione del progetto. In questo caso il progetto comprendeva della realizzazione di interventi, incontri, seminari, eventi, e quindi c'è la progettazione digitale e stampa dei documenti, la stampa su supporto, monitoraggio e valutazione. E nelle spese generali ho compreso l'affitto e le utenze. Beni strumentali, quindi necessari alla realizzazione dell'obiettivo, sono stati l'acquisto di materiale, di supporti didattici, licenze e software, l'acquisto di hardware, di macchinari e strumentazioni. Quindi l'importo spacchettato nei vari trimestri ha portato a un costo complessivo di progetto di 99.000 euro. E quindi, se tu qua, come qualsiasi altro format di progetto, se tu leggi le voci d'otto, ti dicono già come più o meno ti devi comportare. Tipo, in questo caso, la voce 1, che era i costi del personale. Te lo diceva già il bando. Questa voce non può superare il 40% del costo complessivo del progetto. Quindi ti dava delle indicazioni su come tu dovevi comportarti o comunque specchettare il budget in modo da riuscire ad... Oppure la voce 2, che era servizi e forniture. Sono considerate acquisizioni di servizi e costi per il personale e gli incarichi conferiti a società commerciali, liberi professionisti iscritti ad albi e titolari di partita IVA. Purché, con riferimento ai liberi professionisti, l'attività rientra tra quelle consentite dall'ordine professionale di appartenenza e al pagamento si faccia fronte mediante fattura o un documento fiscale equivalente. Cioè sono stati loro, nel momento in cui hanno formulato il piano, a stabilire, diciamo, dei criteri per la redazione del budget. Microfono. Se questa cosa non c'è, per esempio, io sto lavorando per questo progetto che stiamo anche, ovviamente ci danno le tranche ogni tot, quindi dobbiamo comunque rendicontare. Però non ci hanno dato delle direttive tipo queste, cioè inserisci in quella voce. Ti puoi aiutare, prima di tutto cercando su internet i format che tanto si trovano. E poi lo puoi adattare in base alle indicazioni che tu hai dalla rendicontazione, perché non vi hanno dato un format, ma delle linee guida su come rendicontare, oppure nel budget... No, in realtà le linee non ce l'hanno date, appunto, ce le danno volta per volta perché subentrano delle problematiche, cioè non si trovano loro, quindi cioè, fai triplo lavoro perché lo fai la prima volta... Poi effettivamente loro vogliono altro, ma non te l'hanno detto prima, quindi vai a rifare tutto. Diciamo che in quel caso è sempre meglio presentare più documentazione in modo da essere il più chiari possibili. Quindi più tu dimostri la correttezza della tua documentazione, infatti anche se loro non ti chiedono la dimostrazione del pagamento, e se tu la presenti con l'estratto conto, la presenti col timesheet, la presenti con lettera di incarico, diciamo, non hanno appigli, perché quella è la documentazione, non può, se prendi un consulente li fai fare esterno, li fai fare una relazione sulle attività che ha svolto, diciamo che in questo caso la burocrazia o comunque essere anche ridondanti nella documentazione male non fa, perché comunque a volte poi te la chiedono dopo e per te è anche complicato poi farla a posteriori, se ti devi andare a recuperare la firma di quello, la documentazione di quest'altro, oppure a volte a me in passato succedeva di fare gli assegni, ok, lo trovavo sull'estratto conto, però non avevo fatto la fotocopia dell'assegno. E quindi in quel caso, come fai a dire che l'assegno l'hai dato a quella persona, a quell'altra, quando sull'estratto conto c'è solo l'uscita? Quindi, diciamo, il fatto di dover fare la fotocopia dell'assegno poi è diventata così una modalità che adesso la faccio a qualsiasi cosa, faccio fotocopie. Cerco di fare fotocopie di tutto per evitare di perdere documenti, perché è sempre meglio, diciamo. E comunque, ti dicevo, ti conviene utilizzare un format che te lo crei anche in base a quelle che sono le linee guida, o comunque se sai
che devi rispettare determinati parametri. È importante, ad esempio, anche ti faccio vedere un altro prospetto che vi avevo portato, ad esempio. In questo caso, un prospetto di questo tipo ti può essere utile perché tu sai, nella prima colonna ci metti il preventivo che è stato approvato. Se tu hai vinto un bando, hai presentato un budget e quindi sai che per la tua voce A avevi previsto 1000 euro. Nel corso delle varie rendicontazioni che presenti, tu tendi ad aumentare, diciamo, il pagato. Se tu hai diverse retribuzioni o la stessa voce rendicontata più volte, in questo modo ogni tanto tu ti fai anche una specie di riepilogo interno per dire: io potevo spendere 1000, adesso ne ho spesi 800, quanto ancora mi manca da rendicontare? Perché in questo modo tu hai sempre sott'occhio la tua spesa. Questo può anche servire per evitare che nell'ultimo periodo di progetto tu ti trovi a dover investire, a spendere un importo che realmente tu non hai, perché hai lasciato o comunque non ti hanno rendicontato ancora le altre SAL. Il progetto scade a fine mese e tu non hai liquidità. E te ne sei accorta troppo tardi perché periodicamente non avevi fatto un riepilogo di quanto avevi speso. È importante, diciamo, tenere sotto controllo lo speso rispetto al progetto esecutivo che avevi presentato, in modo che, specie in fase finale di progetto, se ti manca che devi rendicontare ancora 10.000 euro, non c'è possibilità, è un macello perché poi scade il termine e tu non puoi rendicontare più. Quindi cercare di tenere sempre sotto controllo il livello dello speso da quanto avevi rendicontato. E quindi poi la voce 3, in questo caso, parla di costi derivanti dall'attività di realizzazione del progetto. Ad esempio, come abbiamo diffuso l'informazione, abbiamo realizzato il materiale e le pubblicazioni. Quindi ce lo dice lui che cosa dobbiamo inserire. Tipo, se uno vuole fare una pubblicazione, È prevista nel progetto? L'avevi già scritta? No, vabbè, in realtà il progetto che faccio io è un progetto che è stato scritto da altri e hanno affidato il servizio a noi, quindi anche il budget progettuale ci hanno detto che è quello. Allora, sarebbe importante quando voi fate qualsiasi tipo di pubblicazione o dépliant oppure poster che voi conserviate una copia a titolo di prova della cosa effettuata. Quindi quando poi allegherete la fattura, non lo so, dei poster che avete fatto per l'evento, dei dépliant per la conferenza, conservare un dépliant. Ma in che voce andrebbero queste latte? Questo loro li hanno inseriti nella voce 3, che era altri costi per la realizzazione del progetto, dove loro avevano inserito costi connessi a organizzazioni. Questo progetto riguardava proprio Sì, l'organizzazione sì, di sì. eventi. Quindi incontri, seminari, eventuali fiere, progettazione digitale, stampe su supporti, monitoraggio e valutazioni. Quindi, ad esempio, anche quando hanno fatto questo progetto dove noi siamo ospiti, loro avevano previsto lo streaming e quindi hanno previsto nella fase di realizzazione del budget una. Se nel tuo progetto principale che ti è stato attribuito, non lo so, come è strutturato per macro voci, quindi c'hai personale, spese di viaggio. Sì, cioè in realtà è un format che io non, cioè non mi trovo con questo formato che ci hanno dato perché sono abituata tipo a questi che sono molto più semplici in realtà. E quindi sì, comunque hanno delle voci specifiche, personale, interno, esterno, rimborso spese volontari. Sì, perché basta, comitato scientifico e quindi un'altra voce, poi rimborsi spesa e così via. Cioè. Senti, solitamente se non sono previste come la voce dettagliata, alla fine la vai a mettere o in questa specie di promozione, spese di pubblicità, o altrimenti spese generali. Se non c'è proprio una. Certamente non lo puoi andare a mettere nel personale o nei viaggi, quindi o qualcosa che più può avvicinarsi, sperando però che non sia un importo
questa della pubblicazione così elevato che poi fa aumentare in dismisura le spese generali che non possono superare determinati limiti. Vabbè, sì, diciamo che non mi era venuto in mente adesso perché non è compresa nel progetto, però può far parte del progetto, cioè nel senso noi siamo abbastanza liberi di attuare delle Delle cose. modifiche di budget, diciamo, Non di del budget, spostare. delle attività o Delle delle cose attività, sì, specifiche, cioè sì. utilizzare il budget per delle Sì, macro attività, poi per cui di conseguenza, rimanendo sempre all'interno del budget del che ci hanno fondo, cioè. dato, ovviamente si potrebbe inserire, ecco. Sì, io diciamo il consiglio che ti do quando fate queste spese di promozione è quello di conservare una copia, perché e ovviamente in qualsiasi materiale pubblicitario che fate, qualsiasi campagna di informazione, ricordatevi di inserire il logo dell'eventuale soggetto finanziatore. Molto spesso questo è già previsto, cioè nel senso ve lo dicono loro, tipo se sono dei fondi regionali, mettere il loghetto della Regione Puglia, se sono dei so perché è importantissimo, diciamo. Se sono fondi dell'Unione Europea, infatti voi vedete proprio il logo dell'Unione Europea come pubblicità. Comunque, quindi quando fate il depliano la cosa, nell'ultima paginetta, oltre a metterci il loghetto, scrive acquistato, contributo, fondo, misura realizzata all'interno del progetto, perché dire che è un intervento pubblico è essenziale, diciamo, quindi non. E poi abbiamo la voce 4, che sono appunto le spese generali, e anche in questo caso, se leggete, questa voce non può superare il 10% del costo complessivo del progetto. Quindi in questo caso le spese generali ammontano a circa 7.950 euro, che sicuramente sarà inferiore al 10% di 99.000 euro, che dovrebbe essere 9.000 euro, quindi 7.000 siamo comunque. In questo caso, se voi in sede di realizzazione del progetto aumentate la voce 4, sapete che se voi alla fine del progetto avete speso 99.000 euro, quindi siete rimasti nel budget, potete aumentare la voce 4, anche se adesso avete previsto solamente 7.950, la potete comunque continuare ad aumentare fino ad arrivare a 9.000 euro, 9.800, perché sarebbe il 10% di questo importo. Quindi le spese generali, tutte queste, non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto. Però per adesso noi siamo sui 7.950, quindi possiamo continuare ad aumentare, non è che dico che deve essere per forza, però se in caso in cui voi vi rendete conto che l'utenza al posto di essere 100 euro è 150, non ci sono problemi. Così come tra queste voci, tra la C1 e la C2 e la C3, ci possono essere degli scostamenti. Differente sarebbe motivare uno scostamento da C1 ad E1, cioè tra macro voci differenti. Rimaniamo sempre nella, diciamo, modalità di comportamento che finché lo scostamento è piccolo non succede nulla. L'importante è che voi non superate 99.000 euro. Se poi voi avete previsto un costo del personale avete previsto 40.000 euro di costi del personale, li fate diventare 80.000? No, perché vuol dire che tutte le altre attività non le avete fatte. Quindi gli scostamenti devono essere minimi. Se poi voi invece pensate che non spendete più 40.000 euro perché è successo qualche cosa e da qui li volete spostare, basta farne una richiesta scritta e sarà poi il beneficiario, cioè l'ente erogatore, a capire come si vuole comportare in questa situazione. Quindi io comunque ti consiglio di farti un format, anche se non è previsto anche perché quando tu consegni le carte al beneficiario, vabbè, forse non lo fate voi come, o lo fate, la rendicontazione la fate voi come soggetto.
Sì, la facciamo noi. E quindi quando poi a parte le carte, non alleghi anche un foglio in Excel dove scrivi quanto hai speso? Sì, loro vogliono prima un preventivo, per esempio, di 3 mesi che devono erogare, perché ci danno l'80% di quello che per avere l'altra tranche dobbiamo spendere l'80% della prima tranche, per esempio, se è la seconda. E di conseguenza vogliono un preventivo di spesa per la tranche successiva che devono quindi devono il più possibile è anche convenienza vostra cercarlo di fare il più realistico possibile questo preventivo, perché se lo fate più basso sì, infatti riuscite. E anche troppo alto, penso che poi il capofila si arrabbi perché non avete speso quanto avevate previsto se lo fate troppo alto. Eh sì, infatti per quello non ci siamo trovati ultimamente, infatti andiamo in arretrato, nel senso che non avendo anticipato, perché purtroppo per i pagamenti usiamo il bancomat piuttosto il conto, però voglio dire, a volte nell'urgenza anticipiamo noi dei soldi che però a sua volta l'associazione, pur avendoli, non ce li ridà subito, cioè aspetta di pagarci quando arriva la seconda tranche, quindi poi alla fin fine risulta che non abbiamo speso l'80% di tutta quella tranche perché abbiamo anticipato semplicemente. Vedi le cose caotiche poi, perché comunque penso che poi l'associazione, per dimostrare che i soldi li avete anticipati voi, avrà pure difficoltà a dimostrare il pagamento del bene che avete pagato voi, o comunque il servizio, la fesseria che avete pagato voi con i vostri soldi. Sarà difficile per l'associazione rendicontarla, perché la dimostrazione del pagamento come avviene? Vabbè, alleghiamo scontrini, perché sono grosse spese, almeno quello. comunque fatture. Sì, diciamo che ovviamente dalla teoria alla pratica le cose poi cambiano, anche da noi ci troviamo a dover, non dico anticipare grossi importi, però anche in una missione, un viaggio, quando andiamo a fare una trasferta a Roma, ad anticipare dei soldi che poi ci vengono riconosciuti dall'ente, però al momento che tu lo sostieni l'hai sostenuto tu in prima persona e in teoria non si dovrebbe, perché poi se io, che sono il soggetto che lavoro sul progetto, dovrei presentare una nota spese in cui dico: a Roma sono andata per quella cosa all'interno del progetto, ho speso questo. L'ente, cioè la mia associazione, mi dovrebbe pagare e dovrebbe poi presentare all'interno del progetto. Quindi sono più passaggi che però sono essenziali, perché effettivamente poi se tu presenti delle spese fatte a Roma, chi è andata a Roma? Per fare cosa? Quindi la lettera di incarico deve specificare se la persona sarà autorizzata ad andare a Roma per svolgere una determinata attività. No, ma infatti, per esempio, per risparmiare avevano utilizzato una carta di un'altra persona per prendere i biglietti dell'aereo. Ma quindi poi non si sapeva chi era andato. I biglietti erano a nome delle persone, ma li aveva pagati un altro. E poi? Poi non so come hanno fatto, perché non mi occupo proprio io di questa, per fortuna, di questo aspetto. Però hanno risolto, non so come. Ad esempio, quando c'è una nota spese di un viaggio, il biglietto aereo, cioè la parte che rimane a noi quando saliamo sull'aereo, o anche se facciamo un volo low cost, la fotocopia che ci metà a noi, metà per la Ryanair, bisogna allegarla, perché lì c'è scritto, quella è la vera dimostrazione che si è partiti, perché quando tu fai un biglietto aereo poi comunque puoi non partire, l'Alitalia ti rimborsa, ti dà il biglietto maggio, ti dà qualche cosa, i voli low cost no, però all'interno della documentazione tu devi comunque lasciare parte del biglietto aereo o la ricevuta del taxi o il ristorante o quello che è, perché è un documento giustificativo della missione. E soprattutto, ovviamente, se il progetto si svolge a Putignano e tu vai a fare un viaggio in Canada, perché si andrà? Cioè la trasferta deve essere motivata dalle azioni del progetto, se no non è assolutamente rendicontabile. Quindi in questo senso occorre essere il più chiari possibili. Questo quindi era un prospetto che recuperava tutte le macrovoci divise per attività.
Sotto invece è previsto lo spacchettamento, diciamo, all'interno del progetto delle risorse umane. Quindi avremo un coordinatore, una segreteria, una persona che farà la valutazione del progetto, un ricercatore, un esperto di comunicazione, i docenti. Vedete, hanno distinto tra docenti, quattro esterni, senior. Senior, junior si prende ovviamente dall'anzianità del curriculum, cioè dalle esperienze, e quindi anche il pagamento sarà differente. Docente 1, interno, quindi interno nel senso di personale dipendente, senior, e poi le ore impiegate, quindi 48 ore per il coordinamento, 576 per la segreteria, ed è specificato nel momento in cui noi facciamo il progetto se è interna o esterna. Infatti, se voi notate, chi è esterna? La responsabile della comunicazione, che probabilmente non è una figura che si ritrova in tutte le aziende o le associazioni. Quindi sicuramente la segreteria interna, il responsabile amministrativo, diciamo, è interno, responsabile della comunicazione è esterna, oppure i docenti, quattro sono esterni. Il tutor è interno ed è junior, perché solitamente i tutor sono figure di più basso profilo rispetto alla segreteria o l'amministrazione. La progettazione, anche in questo caso, vedete, è esterna. Quello che dicevi tu, cioè si sono affidati probabilmente a un progettista esterno che poi ha fatto fattura e che è stata rendicontata all'interno del progetto. Le ore che il progettista ha impiegato per realizzare questo progetto, lui le ha valutate in 75 ore. Quindi questo è importante per stabilire in base alle ore lavorate quanto mettere in questa parte di spese del personale. Perché poi vedete interno e esterno, che saranno motivati dal fatto, ad esempio, quando uno ha scritto il progetto, questo responsabile della comunicazione di dov'è? Di Milano, deve venire da Milano qua. Allora, nel viaggi per il personale esterno, questo qui, metterò un importo a seconda di quando, più tutto il periodo. Se ad esempio lui o lei adesso viene una volta, può darsi che poi il prossimo anno verrà di meno da Milano e quindi l'importo potrà calare. Ci sarà, cioè, quindi una certa. E poi andiamo a vedere quelle che sono le risorse dei beni strumentali. Quindi l'acquisto di materiale, supporti, licenze, software, quando sono stati effettuati gli acquisti? Sicuramente, se io devo iniziare il progetto, devo dotare la struttura dei software, delle licenze, cioè non è che li compro alla fine del secondo anno. Quindi sono acquisti che vengono effettuati subito. Diverso possono essere le spese per acquisto supporti didattici per corso d'inglese, perché può darsi che nella fase progettuale il corso d'inglese è previsto per il secondo trimestre del secondo anno. Cioè è inutile comprare adesso le cose che ci servono l'anno prossimo. Quindi la fase temporale, diciamo, il cronoprogramma è importante farlo a pari passo col piano finanziario. Cioè, a seconda delle attività, se io so che delle attività non partono subito e partono tra 2 mesi, la spesa io la prevedo tra 2 mesi. Come diceva lei, siccome loro devono preventivare quanto gli servirà per la prossima rendicontazione, devo avere un cronoprogramma delle attività quando vengono svolte, può essere utile. E poi così via, anche supporto corso di programmazione. Quando inizia? Nel secondo trimestre, cioè nel terzo semestre del secondo anno. Non so che tipo di corsi hanno fatto questi, però avevano comprato anche 4 macchine da cucire, probabilmente erano un corso artigianale tra PC e macchine da cucire. E quindi, diciamo, l'importante è associare il piano con le attività in modo da prevedere le giuste uscite a seconda di quando c'è la spesa. E anche in questo caso la retribuzione, cioè le macro voci vengono divise tra stipendio,
preventivo approvato, quanto abbiamo pagato, quanto è stato ammesso e la differenza è quanto ancora ci rimane di budget. Non, potrebbe esserti utile farti un prospetto di questo tipo a seconda del budget totale che tu hai. Ci stai lasciando? Sì, devo scappare per lavoro. Va bene. Ok, tanto abbiamo quasi finito. Ciao. Potrebbe esserti utile, diciamo, farti un foglio in Excel abbastanza semplice, senza nulla, in cui ti definisci le attività da fare per mese e dividere le varie attività per macro aree. Poi non so se hai ad esempio delle esigenze specifiche di attività svolte in determinati mesi, acquisto di macchine. Solo personale. All'inizio. E quindi qui anche questo divide tra la macro voce di docenti, tutor, coordinatori, figure strategiche, per poi andare a, vabbè, questi sono corsi di formazione agli allievi, le spese per il funzionamento che vanno dalle attrezzature, manutenzioni, numero del personale, immobili, fino ad arrivare alle spese generali, come considerate ad esempio le spese che hanno fatto per i gettoni di presenza, l'indennità di missione, le spese di natura differente, quindi a seconda di quello che hanno inserito. Questo progetto prevedeva una rendicontazione in 8 sub-rendicontazioni, cioè 8 diversi stati di avanzamento. Domande? Ok. Diciamo che siamo nei tempi. Possiamo... Io vi do un suggerimento, se stasera pensate a qualcosa che, cioè vedendovi anche le esperienze, domani possiamo toccare argomenti più concreti alle vostre esigenze, perché non conoscendo, diciamo, la vostra realtà, io potevo avere qui persone che fanno qualsiasi cosa. Sì, sì. Se non lo trovi, domani te lo posso dare, non ci sono proprio problemi. Mi dai il tuo indirizzo email e te lo spedisco.